Ciao a tutti! Oggi parliamo della cura naturale della pelle del viso. In questo periodo consiglio una maschera che protegge dagli sbalzi di temperatura. Come dico sempre, un cosmetico davvero naturale dovremmo anche poterlo mangiare, non solo metterlo sulla pelle. E questo di oggi è davvero buonissimo. Vediamo. È una maschera ai mirtilli e alla ricotta. Si fa così. Prendete un cucchiaio di mirtilli freschi, due cucchiai di ricotta, qualche cucchiaio di latte e qualche goccia di olio di mandorle. Frullate tutto insieme fino a ottenere un composto bello omogeneo. A questo punto lo applicate sul viso, lo lasciate in posa per 15-20 minuti durante i quali vi rilassate tranquillamente e poi lo sciacquate con l'acqua tiepida. Se serve aggiungete qualche goccia di acqua di rose e dopo applicate la vostra crema idratante. Se ripetete un paio di volte alla settimana questo trattamento durante questi mesi, aiuta a regolarizzare la pelle quando si passa dal freddo al caldo o viceversa, o dall'umido al secco e viceversa. Ricordate, la pelle va sempre curata e la natura è la migliore alleata. E questo è lo slogan di oggi. Se ti è piaciuta questa ricetta e vuoi qualche altro consiglio personalizzato per te, scrivimi alla mail che vedi qui sotto. Io questa crema con i mirtilli e la ricotta me la vorrei proprio mangiare. E tu? Se sei un golosone, metti un pollicione. Condividi il video, lascia un commento qui sotto se vuoi chiedermi qualcosa o qualche altra ricettina gustosa. E iscriviti al canale per un nuovo video consiglio ogni domenica. Ciao!